Buonasera amici telespettatori e ben ritrovati alla quarta puntata del nostro programma di approfondimento culturale Spazio 3. Questa sera con noi un ospite speciale, un cantastorie, un cantautore di Tortora, si chiama Biagio Accardi. Andiamolo subito a presentare. Buonasera Biagio e grazie per aver preso parte alla nostra trasmissione. Intanto ti ringrazio per avermi invitato e soprattutto è ammirevole l'idea Ti ringraziamo. di dar voce agli artisti locali che ne Grazie, hanno Biagio. bisogno. Prima di cominciare ed entrare nel vivo della tua attività, come di consueto, presentati ai nostri telespettatori. Beh, io sin da bimbo ho avuto un'attrazione per l'arte. Poi naturalmente crescendo quella che più mi ha colpito, mi ha attratto, è stata la musica. Siccome vengo da una formazione come operatore turistico, ho cercato inizialmente di mettere insieme le due cose, di mettere insieme la musica appunto con le attività turistiche che sono andato a realizzare in alcune strutture ricettive del luogo. Naturalmente mi occupavo dell'aspetto ludico, Una sorta di intrattenitore, insomma. sì, insomma, meramente animazione, solo che poi c'è stato un piccolo conflitto interiore perché non riuscivo a capire alcune dinamiche e ho mollato tutto, ho iniziato un'altra ricerca. Non riuscivo a capire perché la gente andando in vacanza Più che divertirsi, cercava di cercava di stressarsi, trovare, forse. ma non tanto questo aspetto qua, ma quello di trovare le stesse cose che aveva già a casa: la poltrona, la televisione, la musica nazionale e internazionale, lo stesso cibo. Questa cosa mi ha mandato in crisi, perché credo che bisogna dare invece quello che sono le caratteristiche del territorio, la storia, la cultura, la musica, il cibo, la danza. Questo mi ha portato a intraprendere un percorso che affonda le radici nella ricerca delle nostre tradizioni. E questo ti ha fatto diventare quindi cantastorie. Sì, inizialmente si basava sui canti, sulla ricerca dei canti, delle sonorità, degli strumenti e poi dopo sono arrivato appunto alla figura del cantastorie. Cantastorie è È un mestiere difficile oggi, forse. Vabbè, a parte che è un mestiere difficile, diciamo che viene da molto lontano. I primi cantastorie erano gli aedi dell'antica Grecia. Poi nel Medioevo si sono trasformati in quelli che erano i giullari nelle piazze. Poi dagli anni 40 in poi erano intere famiglie che intraprendevano questo vero e proprio appunto mestiere. Ecco, e qual è la cassa di risonanza, insomma, che ha avuto questa attività, soprattutto per te? Naturalmente l'innovazione legata poi stranamente alla tradizione, insomma, ha creato interesse. Poi vai a toccare delle corde che sono quelle della memoria storica, dei ricordi, allora le persone si calano in queste emozioni, diciamo. Ecco, tu hai fatto proprio un piccolo tour, un tour molto particolare, l'hai chiamato Viaggio Lento
si è svolto nei comuni del Pollino dell'Alto Tirreno. In groppa ad un'asina genoveffa, Ma parlacene un po'. non proprio in groppa, perché io camminavo a piedi e lei mi portava il necessario, gli strumenti musicali e quello che mi poteva servire per il viaggio. Sì, l'idea del viaggio nasce grazie a un libro che ho letto di un certo Mauro Gerace che porta il titolo di I ricordi dei cantastorie, che parlava appunto di uno dei più grandi cantastorie che si chiamava, perché non c'è più, Orazio Strano, che partiva dalla Sicilia con l'asino, il carretto, insieme a tutta la famiglia, e portava in giro questi spettacoli di cantastorie. E figurati, dalla Sicilia arrivavano addirittura in Calabria, spingendosi fino alle Puglie. E insomma, questa immagine del cantastorie che girava a piedi con l'asino mi ha spinto un po' a restituire quello che era l'immagine nella memoria collettiva Anche di questi piccoli di paesi che forse erano più sì. abituati a vedere Infatti, suonatore di fisarmoniche. qualche anziano ha anche memoria di questi cantastorie. Un altro motivo però, ed è anche legato al nome, è dare un consiglio, un monito, quello di rallentare, perché questo progresso che ci porta sempre troppo velocemente, chissà dove, A insomma. volte non ci fa ragionare. Eh sì, non ci dà spazio alle riflessioni, quindi rallentare per soffermarsi quantomeno a osservare quello che succede intorno. Ecco, quali risposte hai avuto quando arrivavi in questi piccoli paesini? Come hai detto tu, qualche anziano ricordava già delle figure simili o almeno qualcuno che era passato, ma per i giovani com'è stato? Guarda, l'interesse più che nei riguardi del cantastorie era rivolto all'asino, o all'asina nel mio caso, perché arrivavi nel paese e quindi i ragazzini, i bimbi iniziavano a giocare, chi gli tirava la coda, chi gli tirava le orecchie, insomma era un modo, un'attrattiva, un gioco. E invece i ricordi che gli anziani si perdevano nei ricordi. Perché naturalmente l'asino è stato, finché non è arrivato il petrolio e la benzina, è stato compagno dell'uomo in tutta le vicende, Sì, dal lavoro dal lavoro agli addirittura spostamenti nei mercati, durante le certo. guerre, insomma un po' era il compagno dell'uomo. E quindi questa cosa, l'asino, un po' come dice Pirantello, rompe tutte le imbalcature. E Ed è questo. questa cosa qua, insomma, creava l'interesse principale. Poi naturalmente, dove vai? Cosa fai? Allora, questa sera sono in piazza per raccontare delle storie, faccio uno spettacolo di cantastorie e poi si ritrovavano tutti là, piccoli, grandi. Quindi è stata un'esperienza davvero bella. Ecco, ti hanno accolto in maniera festosa, insomma. Sì, c'è stato anche un'attesa, perché questo itinerario è stato programmato prima. Io ho comunicato il mio arrivo alle amministrazioni comunali, che un po' hanno comunicato alla comunità, ai cittadini del mio arrivo. Ecco, questo ritorno indietro alla tradizione, alla memoria, alla ricerca insomma, delle origini di una società rurale, diciamo, che ormai è completamente scomparsa. Poi da parte tua, soprattutto, come è stata portata, come è stata anche insegnata alle persone che ti hanno ascoltato? Hanno capito il significato di viaggio lento? Sì, credo di sì.
Sì, il messaggio è arrivato, sia durante lo spettacolo, che durante il viaggio, anche perché molte persone, un po' vabbè, spinte dalla curiosità, ma un po' perché volevano capire meglio il concetto, e molti, Sono insomma. riusciti, insomma, ad entrare nel discorso che volevi Sì, portare. dandomi da una parte ragione, da una parte avallando quindi quello che sostenevo. Ecco, ti è stata mossa anche qualche critica, per esempio, anche per questo ritorno nostalgico. Naturalmente sì, perché dice, ma non si può eludere il progresso, ma infatti io non sono contro il progresso, sia ben chiaro, cioè sono il primo che lo utilizza, anche nella mia ricerca artistica, cioè alla fine arrivo a utilizzare queste, insomma, le tecnologie e quant'altro. Quindi, Sei per un uso sapiente, cioè. voglio dire, sì, le tradizioni, perché naturalmente se uno parla delle tradizioni, deve spiegare bene, quello che erano, quello che è stato, come si sono, Sviluppate. sviluppate alcune dinamiche. Per esempio nel mio spettacolo, posto, insomma, la musica accompagnava l'uomo in tutte le sue vicissitudini, perché prima aveva una funzione sostanziale, non era per fruizione estetica come lo è adesso. Cioè uno compra il CD, se l'ascolta in macchina, va a vedere il concerto. No, la musica era legata ai momenti di vita dell'uomo. Si nasceva e per addormentare il bambino c'era la ninna nanna, la serenata serviva per dichiararsi alla propria amata, durante i lavori dei campi serviva per lenire la pesante Pesantezza fatica. della fatica, certo. Quindi aveva una funzione. Detto questo, è giusto per inquadrare la funzionalità della musica in un'epoca e in un mondo rurale. Adesso accetto anche, cioè, vado anch'io a comprare il CD, anch'io vado al concerto, ne godo di queste cose, quindi Quindi non sei non completamente sono fuori dal come. mondo, No, ecco. voglio dire, Va ecco. bene, guarda, hai portato qui con te i tuoi strumenti, una lira, una chitarra, prendi uno di questi due strumenti e facci sentire qualcosa. Sì, vabbè, io quando faccio il mio spettacolo inizio sempre con una strina. La strina è un canto che si faceva andando nelle case tra gli amici, come lo siamo oggi qua nello studio con voi, ma anche con le persone. Allarghiamo, estendiamo questa visione, ed era un canto di buon auspicio, di buon augurio, che faceva pressappoco così. Cari signori, nuova si muove inuti, per mille volte siti, boni trovati, per mille volte siti, boni trovati. Siamo venuti con l'occhiali luna, vi augurare a voi buona fortuna, vi augurare a voi buona fortuna. Un bicchiere di vino e fusse musto, tanto quando mi bagno lo mostazzo, tanto quando mi bagno lo mostazzo. A voi signori tanti belli anni, quando allo mondo si spannano panni, quando allo mondo si spannano panni. Lai lai la, lai lai la,
lai 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 lai. Bene, complimenti. Quindi questo canto di buon auspicio, dove soprattutto ha cominciato tutti i tuoi spettacoli. Sì. In fin dei conti ti ha portato quindi buona fortuna. Sì, a me e a chi ascolta. Meglio. La lira invece? La lira è uno strumento arcaico, è l'antenato del violino. Questo viene chiamata lira calabrese, ma non è diffusa in tutta la Calabria, ma in alcune aree della Calabria, nell'area grecanica. L'area grecanica e ce l'hanno portata i bizantini, infatti viene chiamata anche lira bizantina, oppure violino del Mediterraneo, perché in effetti era l'antenato del violino. La lira serviva nelle cerimonie per suonare la tarantella. Ve ne faccio sentire un accento, anche perché è uno strumento magico, dalle sonorità particolari. Quindi abbiamo sentito anche il suono della lira, grazie Biagio, ma tra le tue attività c'è anche il teatro, soprattutto c'è in passato una vecchia esperienza con un gruppo di musica popolare, è giusto? Spiegaci, raccontaci questa esperienza. Sì, in effetti la mia ricerca è stata fatta insieme a un gruppo di lavoro che poi fa capo all'Associazione Culturale Cattivo Teatro e con queste persone poi sono nati vari progetti, da Progetto Fuoco, Inagru, insomma gruppo di ricerca di musica tradizionale e poi il discorso insomma, del teatro si sposa con il cantastorie più che altro. Non mi sento di dire che faccio l'attore. Metto degli elementi di teatro nei miei spettacoli di cantastorie. Questo è un po' l'innovazione che ho portato nella figura del cantastorie. In effetti un tempo i cantastorie portavano con sé dei cartelloni dove c'erano raffigurate le scene più importanti del racconto. Io non utilizzo il cartellone, ma riporto questa immagine nell'azione scenica, diciamo. E poi utilizzo la maschera che è un elemento della commedia dell'arte, tecniche teatrali nate nel Cinquecento, interessante, molto forte, però ecco, queste cose, no, i cantastorie non le utilizzavano, perché i cantastorie erano molto statici, non si muovevano molto, avevano questo cartellone con queste raffigurazioni, quindi è rilegato insomma, a questo il mio approccio con il teatro. Ecco, certamente la tua musica, come abbiamo detto, va a recuperare la memoria, c'è quindi anche un qualcosa di nostalgico, forse di perduto, si spera, non in maniera irrimediabile.
principalmente come artista, però hai bisogno anche di rispondere a delle esigenze personali. Quali sono? Sì, perché in effetti sono comunque figlio di un bagaglio artistico e culturale che va oltre insomma, la tarantella in sé per sé, ma non solo, poi io vivo pressappoco perché mi sposto per fortuna tanto, poi la cosa mi piace, quindi viaggiare, però vivo in Calabria e la Calabria sta al centro del Mediterraneo e questa cosa qua mi porta quindi ad aprirmi a nuove sonorità, a nuovi modi di elaborare l'arte e la musica. E questo, oltre diciamo al viaggio soprattutto, che parliamo principalmente di viaggio lento, tu hai viaggiato parecchio anche in Italia, c'è stata soprattutto anche la ricerca con altre tradizioni popolari, diciamo che ogni regione in Italia è stato uno stato a sé. Sì, diciamo che da un certo momento in poi la musica tradizionale è tornata in auge, e quindi questa cosa qua ha creato dei collegamenti con le persone che trattavano questa materia, quindi si è, tra virgolette, diventati una grande famiglia, ed è facile che magari noi calabresi ci troviamo in Puglia a confrontarci con chi fa la pizzica e poi magari ci raggiungono anche dalla campagna e ci confrontiamo sulla tammorriata, che sono, ho fatto due esempi di musica tradizionale legate a un a dei luoghi, a delle regioni, e quindi questa poi naturalmente si contamina la conoscenza e tutto quello che ne viene fuori. Ecco, grazie a questa contaminazione, quali per esempio canzoni ricordi in maniera più appassionata? Ma come vabbè, tutte le canzoni che sono legate alla tradizione calabrese innanzitutto, e poi dopo ci sono alcuni canti come la tarantella del Gargano, l'uruscio del mare, che sono pugliesi, oppure la tammorriata nera, insomma sto parlando dei classici, però da un certo momento in poi hai fatto proprie poi queste. Sì, ho voluto guardare avanti e ho voluto iniziare a scrivere io di mio pugno le canzoni. E questo è il passaggio, per l'appunto, tu dicevi cantastorie e cantautore, il passaggio tra il cantastorie e il cantautore, che per l'appunto questi brani che hanno contaminazioni sì di altre modus di musica tradizionale, ma anche contaminazioni di altri generi totalmente estranee alla musica popolare. Sono sempre delle liriche impegnate comunque. Sì, io sono uno di quelli che sostiene che l'arte, la musica, l'arte in genere deve dare un messaggio. Se non dà un messaggio è solamente estetica ed è fine a se stessa. Ecco, Biagio, proprio dagli studi di Spazio 3 vogliamo lanciare un promo della tua attività, ricordiamolo, una delle tue canzoni, si tratta di Umun un Davi Padrone, questo titolo quindi che è di certo calabrese, prodotto per i tipi di suoneria mediterranea, vediamo insieme questo promo quindi. Umunno non dave padrone. Per pensa credo che l'umunno non dave padrone.
O mondo non dave padrone è un invito ad avvicinarsi a madre natura. Pensa credo callo sole. Respirare all'alba la poesia, intrisa di aria fresca del mattino. Godere dell'amore, essere passionali. Trattare la terra come ci sia stata data in prestito, per restituirla ai nostri futuri eredi, curata, amata, rispettata. Solo così il futuro può raccogliere frutti. O munno non tave padrone. E allora abbiamo visto questo promo e in anteprima Via Giaccardi ce la fa sentire proprio qui, dallo studio di Spazio 3. Prego, Biagio. Ebbene, grazie Biagio per averci reso partecipi di questa anteprima del tuo pezzo Umun Undave Padrone, l'ho detto bene? Umun Undave Padrone. Benissimo. E quindi Biagio, prima di lasciarci, ricorda ai nostri telespettatori che il 29 dicembre sarai? Innanzitutto volevo salutare e ringraziare... E volevo ringraziare Francesca Laino che ha danzato qui sul brano. E poi sì, il 29 dicembre sono al Pala Conad e aprirò il concerto del Parto delle Nuvole Pesanti, un gruppo strabiliante, bellissimo. Bene. Quindi vi aspetto tutti. Bene, ricordiamo che il Pala Conad che sorgerà presso in località nella zona industriale di Praia a Mare, dove ci saranno spettacoli dal 17 dicembre fino a dopo l'Epifania, ci sarà musica per tutti i gusti, ci sarai anche tu, Biagio. Per noi il tempo è finito, grazie per aver preso parte alla nostra trasmissione e noi vi ringraziamo anche per essere stati con noi questa sera e
Insieme a Biagiaccardi, il nostro cantastorie di Tortora, vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata.